favorire il passaggio degli utenti dal mezzo privato verso il mezzo pubblico e ridurre le emissioni del mezzo pubblico, quindi una doppia esternalità positiva, meno macchine e autobus non inquinanti. Questi gli obiettivi principali di Tua, ma anche dei comuni di Pescara e Montesilvano, dopo l'arrivo di 5 nuovi autobus elettrici che entreranno a regime nei primi mesi del prossimo anno. I Rampinale E80 di ultima generazione sono a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, con ricarica in marcia. Il primo utilizzo sarà per larga parte su sede regolata, anche se il tutto per ora rappresenta una via sperimentale. Oggi il secondo giro di prova da Pescara a Montesilvano, con tempo di percorrenza di circa 10 minuti. E l'avvio della mobilità elettrica vera sarà con gli autobus 18 metri, che poi ne saranno quelli che vengono chiamati filobus, ma di fatto sono dei full electrics che si ricaricano durante il tracciato, e quindi ciò fa in qualche modo depotenziare anche il discorso di impianto fisso, di filovia, di opera impattante. Secondo i vertici di Tua, il primo test importante sarà in estate, quando centinaia di migliaia di turisti torneranno ad affollare i centri di Pescara e Montesilvano. Assolutamente sì, è un obiettivo soprattutto che verrà testato in estate, quando il numero e la popolazione sia di Montesilvano che di Pescara rischiano di raddoppiare, e quindi naturalmente in quel contesto l'utilizzo di questi autobus, che per dirne una soltanto hanno aria condizionata differenziata per il guidatore e per i passeggeri, creeranno una condizione di vivere meglio la città in un periodo particolare come l'estate. Continua la marcia di Pescara e dell'area metropolitana in generale verso la transizione ecologica. Sì, grazie per questa considerazione, è proprio così, è un tema di questa amministrazione, è un tema che sta portando avanti il mio assessorato, ovviamente non solo mezzi pubblici che sono comunque fondamentali, ma anche intermodalità, anche micromobilità, tutto quello che ormai i pescaresi sanno utilizzare in maniera magistrale.